Allora è pronto quest'ultimo gruppo, stiamo vedendo già sul ghiaccio dell'Oriental Sports Center di Shanghai che ospita la Cup of China la cinese Li Jun, la campionessa nazionale. La ricordiamo, questa campionessa si è distinta ai giochi giovanili di Innsbruck dove ha conquistato una medaglia di bronzo nel Mondiale Junior che l'anno scorso abbiamo seguito insieme proprio sempre su Rai Sport 2. Ha ottenuto una quinta posizione ai mondiali junior, ricordiamo, quest'anno abbiamo. All'Agora di Milano, mi raccomando, accorrete numerosi perché comunque è veramente un evento prestigioso ed siamo proprio contenti noi come Federazione Italiana ad ospitare un evento così importante. 25 febbraio, 3 marzo, queste le date dei campionati mondiali junior a Milano. Milano che quest'anno ospiterà anche i campionati italiani dal 19 al 22 di dicembre. Poi, visto che vi stiamo ricordando tutte le date importanti di questa stagione, 21-27 gennaio, campionati europei a Zagabria, 10-17 marzo, i campionati del mondo in Canada, Land of Ontario, naturalmente da seguire se volete in nostra compagnia e su Rai Sport 2. La bella addormentata con le coreografie di Lauryn Hill. Triplo flip, triplo toe loop. Doppio axel, triplo toe loop. E triplo Lutz, peccato Peccato. l'errore. Dubbio anche sul filo d'ingresso, che dopo speriamo di ripoterlo vedere con il replay. E triplo Salchow, doppio toe loop, doppio loop. Ah! Meno male che l'ha Brava. tenuto. Le abbiamo dato una mano. Triplo flip. No, questa volta non ce l'ha La vedo un po' fatta. stanca. Peccato perché ha iniziato splendidamente. E triplo loop, bravissimo. E doppio Axel, ha perso qualcosa sul ghiaccio, speriamo che si ricordi di prenderlo.
Ed ecco la prova di Jun Lee, peccato era partita bene, peccato, poi ha avuto veramente dei problemi, è stata capace di riprendersi, ma adesso stavo guardando proprio che nei cambi delle regole di questa stagione, perché tu giustamente hai fatto notare che le era caduto qualcosa, mm-hmm, e nel cambio delle regole di questa stagione è stato specificato che la deduzione di un punto verrà applicata se una parte del costume o una decorazione cade, è stata aggiunta proprio la parte della decorazione cade. Bravissimo, perché ghiaccio. Prima faceva solamente parte di quello che poteva essere il vestito. Adesso, vediamo come viene giudicato. Sicuramente è un qualcosa che le aiutava a tenere i capelli legati. A furia di delle rotazioni dei salti, delle trottole, evidentemente certo, si è sganciato. Andiamo a vedere se può ricevere una detrazione del genere, solo che non mi ricordo esattamente quante cadute ha fatto in totale, per cui andare a capire, mi sembra due cadute, per cui vediamo se ci sono tre punti di deduction, magari quello potrebbe essere considerato certo come la penalità per aver perso un pezzo in pista. Sì, ero curiosa perché prima ho visto questa cosa, sono andata proprio a controllare la regola. Anche così ci aggiorniamo insieme, sì, sulle nuove regole che sono state inserite. Queste regole qua vengono modificate di anno in anno, come tu hai fatto giustamente notare, proprio perché c'è un'evoluzione del pattinaggio, perché i pattinatori cercano nuove soluzioni. Mi ricordo che una coppia russa nella danza addirittura utilizzava il vestito per compiere un sollevamento, dove c'era lui o lei che si tenevano per una cintura. Sono cose, dettagli che erano... dettagli che erano stati ricercati per proporre qualcosa di nuovo. In base a queste diverse circostanze l'ISU si trova a dover adattare anche le proprie adattare le regole. Sì, qua vediamo la combinazione straordinaria del doppio axel triplo top. È una ragazza secondo me elegantissima in pista, una presenza favolosa perché è molto leggera, molto elegante, molto delicata. La scelta musicale per me è perfetta. Guarda, a un certo punto infatti mi sembrava di vedere proprio il balletto, no? Ti ricordi quando abbiamo detto di Meryl Davis e Charlie White che nella Giselle facevano il loro balletto classico? Lei mi ha fatto un po' ricordare questo. Guardiamo qui l'errore, troppo sbilanciato, non riesce a sganciare la gamba in ritardo con l'apertura, per cui tutta sbilanciata indietro, non può che cadere. Questo è il dettaglio della choreo sequence che c'è, e quest'anno appunto è cambiata anche questa, anche per le coppie, non solo spirali ma una spirale necessaria. Poi purtroppo, forse per stanchezza, forse per perché è giovane, non è riuscita a tenere in mano il volante e ha commesso qualche errore, però vedo che comunque anche il suo staff è decisamente contento della sua prestazione. E vediamo, è un suo debutto tra i senior, per cui insomma è importante. Un'ottima promessa per il futuro della Cina, eh? Io penso proprio di sì, vediamo, vediamo. Guarda con quanta attesa. E comunque si vedeva l'eleganza di Lori Nicol in questo programma. 51 e 58 il tecnico, 51 perfetto e 27, due detrazioni sole. Per cui forse non è stato considerato. No, non è stato considerato. 185, 160 e 06. Beh, lei rimane, non so se stupita o... Fa, come ho fatto? Sì, perché la vedo un po' perplessa.